Siamo con l'avvocato Antonietta De Nicolò Gigliotti, siamo alla Camera al convegno sulle donne promotrici di diritti. Nel suo intervento, l'avvocato De Nicolò Gigliotti, che è anche delegato di giunta proprio per le pari opportunità, ha parlato delle donne nella storia, ma anche di storie di donne tragiche che vengono dalla Turchia. Qual è il ruolo delle donne, avvocato, oggi? Ma io ho tirato le fila in questo convegno, partendo da quanto sentito dagli illustri relatori, il professor Flores Dargaglio, che ci ha regalato un momento di storiografia e di storia veramente significativa dei ruoli femminili nell'avvocatura. E poi siamo arrivati, e quello che io ho detto nelle mie brevi note conclusive, siamo arrivati a toccare le storie quelle drammatiche, le storie drammatiche che non riguardano la nostra terra, che riguardano paesi a bassa o inesistente democrazia e che si sono tradotte nella testimonianza della collega che proviene da uno di questi paesi. Ecco, proprio di fronte a questo, a me è venuto facile ed è venuto spunto di dire, oggi l'avvocatura femminile italiana non ha di che lamentarsi, deve continuare a portare avanti un discorso di concretezza, di penetrazione nel tessuto, ma che non è più legata alla quota rosa, perché il riconoscimento del nostro diritto c'è ed è concreto, deve essere quella volontà e quel credo nei doveri e nel diritto defensionale che noi abbiamo da estrinsecarsi nella nostra professione con la stessa forza che noi donne di certo abbiamo e che ci auguriamo che molti uomini anche abbiano. Grazie all'avvocato De Nicolò Gigliotti. Grazie, grazie a voi. Bene, ci vediamo.